Siamo a Firenze con Mario Faccenda per parlare anche del tuo Genoa che si è rinforzato intanto con due colpi, niente male, Burdisso e Motta. Sì, sono due giocatori importanti che hanno, di esperienza, sono giocatori importanti che rinforzano questo Genoa che in questo momento sta facendo molto bene, ha battuto l'Inter sabato sera, che non era facile, un po' di fortuna, affronta la Fiorentina questa domenica, domenica sera. La Fiorentina secondo me è favorita, anche se il Genoa è un periodo positivo. Ti aspettavi che Burdisso, che aveva comunque molte pretendenti, finisse davvero al Genoa? Ma sono scelto, poi bisogna vedere la situazione. Sicuramente l'ambiente di Genoa è importante, anche se a Roma stava bene come ambiente, ma non giocava. Forse ha trovato un po' di garanzia a Genoa che può giocare e lui ha fatto quella scelta lì. Ecco, per quanto riguarda la difesa sarà ancora più solida e poi in porta c'è Perin che anche contro l'Inter ad esempio è stato uno dei protagonisti assoluti. Sì, diciamo il punto debole del Genoa è la difesa, è vero che c'è Perin, sta facendo la differenza, gli sta facendo prendere un po' di punti. A Firenze la Fiorentina con Matri, che in questo momento sta molto bene, abbiamo visto a Catania, può creare dei grossi problemi alla difesa del Genoa. È un Genoa che per adesso ha saputo difendere Gilardino, a questo punto possiamo dire secondo te che rimarrà fino alla fine del campionato? Ma Gilardino in questo momento è il giocatore più importante del Genoa secondo me, è l'uomo che gli può risolvere un sacco di problemi, gli sta facendo gol e gli può fare un campionato tranquillo. Di fronte agli ultimi due anni hanno sofferto molto, invece quest'anno se Gilardino riconferma quello che sta facendo possono trovare una salvezza tranquilla e possono lottare per qualcosa in più. Secondo te l'esterno argentino Perotti lo avresti visto bene in questo Genoa? Quando arriva uno straniero in Italia bisogna dare sempre il tempo, tanto gli argentini si ambientano abbastanza velocemente, è un esterno molto bravo, io l'ho visto un paio di volte, c'è anche esperienza anche se ha 25 anni, ma è un buon giocatore.